Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di conoscere un'azienda che da un po' di tempo mi sta particolarmente intrigando. Si chiama Young Platform e credo che quasi tutti sappiate di chi sto parlando. Young Platform è nata a Torino nel lontano 2018, quando il mondo cripto era sostanzialmente appannaggio di pochissimi nerd. Oggi è una solida realtà con tantissime giovani persone che pensano, programmano, inventano e immaginano un futuro un pochino differente. Ma aspettate, non corriamo troppo, altrimenti rischiamo di affastellare troppi insieme e poi di tutto quanto non si capisce assolutamente nulla. In questo video voglio portarvi a conoscere dall'interno Young Platform e voglio mostrarvi chi sono le persone che ci stanno dietro. Sono partito la mattina in direzione Torino e poi dopo un comodo viaggio, qualche minuto a piedi, sono arrivato alla sede dove sono stato accolto da Matteo. Matteo ho avuto il piacere di conoscerlo in call verso la fine del 2021 e poi finalmente dal vivo alla Crypto Conference di Bologna del 2022, dove ero presente proprio grazie a Young Platform. L'accoglienza è stata come sempre calorosa. Dopo qualche rampa di scale siamo entrati all'interno della sede. Abbiamo fatto colazione insieme con altri collaboratori e mi sono accorto da subito di quanto sia importante per l'azienda la cura del l'ambiente e dei luoghi lavorativi. Ho avuto da subito delle super vibes positive. Poi vabbè, all'interno della sala ristoro c'è tutto quello che si possa desiderare, da un semplice caffè a merendini di ogni tipo, latte, bevande varie, yogurt, snack e birre nel caso qualcuno volesse iniziare la giornata veramente col botto. Tornando a seri, quelle che fino a quel momento erano semplici percezioni sono poi diventate la base di un ragionamento molto più ampio, molto più coinvolgente, che al termine della mattina mi ha fatto pensare a quanto sia necessario vivere in un ambiente lavorativo stimolante. Però di questo ne parliamo dopo. Ora voglio dare un po' di sostanza a tanti discorsi e per questo durante la mia visita ho parlato con quattro persone a cui ho fatto un monte di domande, in particolare Samuele, Stefan, Matteo e Andrea, che sono rispettivamente il CTO, il CFO, il responsabile marketing e comunicazioni e il CEO dell'azienda. Ora amici, parto subito facendo ammenda e dicendo che a causa di un errore tecnico mio e solamente mio, le registrazioni hanno in alcuni casi un volume un pochino basso e purtroppo in alcuni casi anche un bel po' di rimbombo. Perdonate questo errore da principiante, in effetti era proprio la mia prima uscita in esterna e ho pagato un sacco di inesperienza. Fortunatamente a Young di esperienza ormai ne hanno parecchie, hanno pensato loro a sopperire i miei errori. E allora, bando alle ciance e iniziamo con Andrea Ferrero. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie mille. Young Platform è sempre un exchange oppure stiamo migrando verso qualcosa di più? Perché chiaramente al grande pubblico ancora credo che sia nota a più di tutti la funzione di exchange, certo. Ma è ancora così che volete catalogarvi come un exchange a livello proprio di brand? Ma sicuramente è il servizio principale e dove noi abbiamo anche il nostro modello di business. Di conseguenza, okay, questo è molto importante per capire l'importanza di quel servizio all'interno dell'ecosistema di servizi che abbiamo. Quello che noi in realtà vogliamo essere è la prima generazione di istituzioni finanziarie basate hanno la natura di una Web3 company. Quindi in realtà è limitativo pensare che siamo solo un crypto exchange, okay, perché è uno dei servizi che abbiamo. Sicuramente oggi il più importante, però quello che la nostra volontà è quello di costruire un ecosistema di servizi e sempre nella natura di un'istituzione finanziaria, quindi dare modo e strumenti ai nostri clienti, alla nostra community di entrare e passare dalla finanza centralizzata alla finanza decentralizzata, okay, con un flusso per il denaro il più frictionless, quindi senza frizioni, in modo molto easy, il più easy possibile. Quindi se dovessi invece risponderti più a qual è la nostra visione, che azienda e che forma di azienda vogliamo essere, vogliamo diventare, in realtà è un qualcosa di molto più importante rispetto al crypto exchange basta. Ok, una sorta di hub di servizi relativi al mondo cripto, dove un exchange è uno dei tanti servizi importanti. Ah, scusatemi, sono sempre un cafone in queste situazioni. Mi sono scordato di fare le presentazioni. In questo caso non è che ce ne sarebbe proprio bisogno, però non fa mai male. Andrea, con cui abbiamo appena parlato, è il CEO di Young Platform. Torniamo a noi. Abbiamo capito che l'exchange sta diventando un prodotto di un ecosistema molto più vasto. Così abbiamo approfondito con Stefan, CFO dell'azienda, un aspetto altrettanto importante. Young Platform è sempre Young
young oppure sta iniziando, come dire, un po' a modificare il proprio target, il proprio interesse? Allora, noi nasciamo con il focus di Gen Z e Millennials, queste sono le nostre categorie di riferimento. Questo perché vediamo un grosso problema su quella che è l'educazione finanziaria che affligge non solo l'Italia ma comunque in generale l'Europa, e soprattutto quando parliamo di cripto. Quindi dal giorno zero questo è stato il nostro target di riferimento e continua ad essere tuttora la fascia di utenti più ampia della nostra user base. Però dall'altra parte, per i risultati che abbiamo raggiunto, il posizionamento compliance che abbiamo ottenuto negli scorsi anni, in questo momento stiamo ricevendo anche molto interesse da parte degli istituzionali, quindi soggetti tradizionali, bancari piuttosto che asset manager, nel avvicinarsi a questo mercato che comunque si sta validando un po' come futuro della finanza, o meglio alternativa. Quindi sì, rimaniamo focalizzati sugli young, però dall'altra parte cerchiamo comunque di dare più valore possibile a coloro che in questo momento hanno in mano sostanzialmente la finanza tradizionale e quindi di conseguenza la liquidità. Eh sì, per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, hanno effettivamente questo schermo in mezzo al corridoio principale per monitorare costantemente in tempo reale l'andamento delle cripto. Meno male che mentre abbiamo registrato era tutto assolutamente verde, quindi questo video rimarrà con quei grandi bollini dietro verdi che ci danno un'ottima speranza per il futuro. A questo punto iniziano i dolori seri. Il microfono non si sa per quale motivo ha iniziato a registrare a un quarto del volume le nostre voci, ma ha iniziato a prendere benissimo ogni flebile movimento di una porta, ogni piede che si appoggiava per terra, ogni pulviscolo che si muoveva. Drammi della tecnologia. Vabbè, ormai a posteriori non si può fare più nulla, però consiglio di drizzare bene le orecchie per ascoltare di cosa abbiamo parlato con Samuele, CTO di Young Platform. Allora Samuele, siamo all'interno di una struttura veramente bella, cioè io sono entrato qua dentro e ho detto cavolo, questo è un ufficio che a me piace, a me piacerebbe lavorarci in un ufficio del genere, e complimenti per iniziare. Grazie. Senti, innanzitutto come è venuto fuori? Cioè, come l'avete pensato? Da quanto tempo state qua? Non so, ti farei una marea di domande, però se mi dai un po' una panoramica di quello che è successo nel corso della vostra storia. Volentieri. Allora, noi siamo nati al Politecnico. Allora, prima ancora siamo nati in una casa, un po' stile, diciamo, startup americana che nascevano nei garage. Noi siamo nati in una casa, a casa mia, dei miei soci, di alcuni dei miei soci a Torino. Poi ci siamo ovviamente subito spostati al Politecnico, che ci ha dato una grandissima mano, e ci ha dato anche gli uffici. E lì siamo rimasti circa fino a settembre del 2021. Okay. Da settembre 2021 abbiamo detto, perfetto, ci serve un ufficio un po' più grande, perché comunque siamo cresciuti esponenzialmente rispetto a quello che eravamo all'inizio, e quindi abbiamo preso questo ufficio qua. Non ti nego che questo ufficio, almeno a mio parere, è molto figo per quello che abbiamo costruito, eccetera, e l'abbiamo fatto per buona parte a mano, nel senso che quello che ci tenevamo a fare era dargli comunque un'impronta molto personale all'ufficio, e ti dico, fun fact, tutti i cablaggi che vedi di là, eccetera, li ho fatti io. Wow! Quindi io e un altro ragazzo ci siamo messi lì a mettere le canaline, eccetera, eccetera. Figo, fighissimo. Non si è mai fulminato nessuno fino ad oggi. E speriamo che non avvenga in futuro. No, invece una cosa che mi ha colpito tantissimo, che mi hanno raccontato da subito e che subito ho notato quando sono entrato, è che effettivamente non c'è un posto dove timbrare, non c'è nessuno che ti controlla quando arrivi, come arrivi, cosa fai, quanto fai, e wow, cioè questo è ancora una volta il metodo. Se prima era il luogo, questo è il metodo che io sogno, che in realtà faccio per me stesso, ecco, quindi apprezzo molto. Ma come lo gestite? Come gestite poi tutte le tante persone che lavorano qua dentro? Allora, ci tengo a precisare che non c'è un modo per timbrare, mai ci sarà. Okay. Questo è fondamentale per me. Noi lavoriamo a progetti o a task. Secondo me il discorso del timbrare, quando si entra in ufficio, comunque avere l'orario, io vedo anche amici o gente che conosco che magari deve entrare per le 9 o per le 8 e mezza, arriva alle 8:31 e perde la mezz'ora, per dire, perché gli segnano che è entrato alle 9. Pazzesco. Questo è deleterio per il mood e deleterio per il lavoro di una persona, perché banalmente se io sono alle 8:31 a questo punto vado a farmi colazione, entro alle 9, tanto è la stessa cosa. Certo. E quindi noi gestiamo tutto a progetti, come dicevo. Quindi abbiamo delle squad, io ti parlo poi principalmente del team dev, quindi del team tech, quelli che si occupano effettivamente di fare l'exchange, di fare le app, eccetera eccetera, ma questo si applica bene o male a tutta la struttura, perché comunque è uno scale up e quindi tutti lavorano a progetti. Queste squad come funzionano? Molto semplicemente hanno una single responsibility, o comunque hanno una vision e una mission. Quindi la squad, ad esempio noi abbiamo una squad che si chiama Ethereum, ovviamente, è una squad che si chiama DOT, che sono le mie coin preferite, ma questo non so se si può dire. È un caso. Esatto.
E quindi hanno, avendo una vision e una mission, loro, queste squad sono composte ovviamente da vari componenti del, del team tech, piuttosto che del team design, eccetera, eccetera, e possono apportare delle modifiche ai prodotti in maniera autonoma. Quindi cosa significa? Significa che anche l'ultima persona che viene assunta in un platform, abbiamo assunto un ragazzo soltanto ieri, okay, abbiamo fatto l'onboarding di ieri, se oggi arriva e propone una nuova, diciamo, una nuova feature, piuttosto che un miglioramento o qualcosa, viene ascoltato come se avesse proposto uno dei soci fondatori. Okay. E questa secondo me è la cosa figa, la cosa bella, effettivamente. Il fatto che chiunque arriva può proporre, può essere proattivo, e anzi, noi diciamo che cerchiamo solo gente proattiva, non cerchiamo esecutori che fanno e basta, ma cerchiamo gente che vuole metterci il cuore, che vuole comunque mettere del suo. Certo, certo. Tra l'altro, giusto per dare due numerini così, parliamo di voi quanti siete stati? Sei fondatori? Noi siamo stati sei fondatori nel 2018. In realtà noi ci siamo conosciuti a fine 2017 con tutti assieme, in realtà facevamo già le superiori assieme. Okay. Ah ok, un gruppo, di vecchia data, esatto, finissimo. Fine 2017-18, nel 2019 eravamo, 2018-2019 eravamo circa 15, siamo diventati più di 20 nel 2020. Casualmente, ad oggi comunque siamo cresciuti esponenzialmente, ad oggi siamo più di 60. Okay. Lo scopo comunque anche di Arian, quindi se qualcuno fa il dev, tech, eccetera, prego. Vi lasciamo il link in descrizione. Esatto, esatto. Lo scopo è arrivare sui 110. Ok. Wow. Quello che ancora una volta mi ha colpito è la tranquillità con cui guardano al passato e con cui pensano al futuro. 2018 l'azienda viene fondata in 6 persone, nel 2020 sono in 20, nel 2021 sono in 60, per la fine del 2022 mirano ad arrivare a più di 100 persone. Tra l'altro non ve lo voglio spoilerare, ma è impressionante l'età media delle persone che lavorano qui dentro. Non ve la dico ora, tanto ne parliamo fra poco. Quindi non saprei che link mettere qua sotto, però se sapete programmare, se vi piace programmare, se vi sta intrigando il modo di lavorare di Young Platform, beh, sappiate che loro stanno cercando nuovi collaboratori. Ma così vediamo se qualcuno esce con un nuovo lavoro da questo video. Nel caso, ragazzi, è stato veramente un piacere. A questo punto, incuriosito dalle modalità di lavoro, ho chiesto di spiegarmi com'è organizzata l'azienda. E questa volta ci ha aiutato Matteo Bordino, che sì, è esattamente quello che all'inizio mi ha accolto quando sono arrivato. Siamo con Matteo Bordino, responsabile del marketing di tutta Young Platform. Diciamo che Matteo è un po' il volto che accoglie persone come me, creator come me, all'interno di questa immensa struttura, sia a livello proprio di edificio, sia a livello anche immateriale, cioè a livello di team, a livello di struttura di persone che sono qua dentro. Come siete organizzati qua dentro? Allora, vabbè, in generale Young Platform è divisa in tanti gruppi, che possiamo vedere come delle squadre. Okay. C'è la squadra del marketing, c'è il team dell'operation, quindi tutte quelle persone che si occupano di business dev, di relazioni con gli istituzionali, banche, investitori, eccetera. Tutta la parte di dev, che in realtà a quel punto si divide quasi in due, quello che è puro sviluppo a quello che si trasforma un po' in prodotto, quindi tutto quello che riguarda UI, UX. E poi c'è tutta la parte di supporto, quindi relazioni con i clienti, ma anche relazioni con magari istituzionali che hanno bisogno di interagire con una figura che la segua, e poi c'è anche tutta la parte di legal, che è molto importante in un'azienda come la nostra, perché essendo che le cripto sono molto, diciamo, non sono riconosciute come un asset finanziario, ma pian piano stiamo arrivando a un punto dove sembra vedersi la luce in ottica di regolamentazione. Bisogna avere proprio un team che segue tutte queste parti, per lo più anche considerare tutta la parte di contratti in generale con aziende, creator, eccetera. Certo. Per fare grandi imprese serve una squadra grande, forse sarebbe meglio dire che serve una grande squadra, riprendendo un vecchio spot del passato. In realtà probabilmente servono ambedue le cose, una squadra grande, e infatti Young abbiamo visto che si sta espandendo, e una grande squadra, ossia determinata e organizzata, e anche su questo sembra che non siano messi per niente male. A questo punto, forti delle parole iniziali di Andrea, il CEO dell'azienda, abbiamo approfondito quali sono tutti i nuovi prodotti che Young vuole portare sul mercato. Young Platform sta proponendo una marea di prodotti, forse non aveva mai fatto un salto, una proposta così ampia in così poco tempo. Cioè Young Platform si è strutturata, poi nel corso del tempo ha dato un servizio abbastanza basic e standard,
ora sta iniziando a portare dentro una marea di innovazione, una marea di prodotti. Vero? Noi siamo partiti proprio da ovviamente dal fare l'exchange nel 2018, 2019, 2020, addirittura quando abbiamo lanciato il Basel, il Pro, tutte le varie feature, partendo ovviamente dalla parte di exchange. Certo. Poi ovviamente con il futuro, anche con quello che dicevo prima, quindi con l'aumento delle risorse, con la crescita esponenziale delle figure, l'idea è portare sempre più feature, sempre più possibilità agli utenti, certo, a quelli che già credono nel nostro progetto, e cercare di avere nuove persone, nuovi utenti che vengono, diciamo, attirati o comunque credono in tutto ciò che andremo a, certo, a sviluppare. In questo momento citiamo qualche prodotto che è, diciamo, in rampa di lancio per il futuro. Carta di debito, di esatto, credito. Allora, carta di debito e di credito, sicuramente prima quella di debito e poi in un futuro prossimo, diciamo, quella di credito. Certo. Per offrire molte più possibilità, poi sarà interessante comunque parlarne insieme quando ci sarà. Sì, certo. Eccetera, eccetera. Altri prodotti che lanceremo nel prossimo futuro, ad esempio un DEX, quello che noi chiamiamo aggregatore DeFi, quindi la possibilità, diciamo, risolvere un need, uh-huh, risolvere una problematica che hanno tutti quelli che investono nella DeFi, in progetti DeFi o altro, e che non hanno un vero e proprio aggregatore. C'è qualche progetto, c'è qualche piattaforma, uh-huh, il problema è che ognuna ha una mancanza su qualche aspetto, che è un po' quello che abbiamo fatto sull'exchange. Prendere una cosa che esiste già, tipo un exchange, in questo caso prendere un aggregatore DeFi, uh-huh, e andare a prendere ciò che è meglio, ciò che funziona in tutti gli altri, cercando di correggere le lacune e i problemi che hanno. E quindi andare a creare una piattaforma all in one per qualsiasi utente, anche i nostri utenti, anche quelli che stiamo educando con Step, di modo che una volta che hanno fatto la loro journey, hanno iniziato a usare Step, hanno imparato come funziona le cripto, come funziona le blockchain, hanno comprato i loro primi Ethereum su Yan Platform, a quel punto lì possono iniziare ad andare magari su un navigatore DeFi e quindi utilizzare tutte le mille possibilità, diciamo, del mondo DeFi. Certo. Un altro prodotto che verrà lanciato in un prossimo futuro, ovviamente senza mai dare date per il momento, ma vedremo, è il marketplace NFT. Noi crediamo molto nella community NFT. Ancora adesso che dopo, diciamo, l'inizio, la prima esplosione degli NFT, esplosione intendo in senso buono, c'è tanta gente che denigra dicendo che esplodono, eccetera, però esplosione in senso buono, adesso comunque gli NFT si vedono le vere utilità degli NFT, certo, quindi il nostro scopo è creare una piattaforma anche qua che sia made easy, quindi noi abbiamo creato made easy, l'idea è fare NFT made easy, per dire, in cui collegato ovviamente alla nostra piattaforma, quindi con i nostri wallet, con i nostri metodi di deposito che includono anche i contanti, per assurdo, certo, la possibilità, certo, di comprare e vendere NFT. Quindi OpenSea, aspettaci che stiamo arrivando, esatto, proprio a gonfie vele. OpenSea, no? Spostati, dobbiamo transattare. Una cosa che mi ha stupito entrando dentro a Yan Platform è che, a parte c'è questo enorme logo, ma questo me l'aspettavo, ma che ho trovato persone giovanissime, cioè non so se hai una media dell'età delle persone, ma... Sì, allora l'età media attualmente delle figure presenti all'interno di Yan Platform, quando siamo circa i 60 attualmente, è di 27 anni. Ok. Tendenzialmente l'età quella, poi abbiamo comunque molte diverse figure istituzionali, a partire, okay, dal nostro presidente, ad esempio, che ha oltre 30-40 anni di esperienza nel mondo bancario, mm-hmm, e altre figure istituzionali, ma come abbiamo anche tantissime figure molto giovani che mediano l'età appunto 27 anni. Certo, che poi quello che mi è venuto in mente è che praticamente delle figure così giovani e che producono, fanno lavoro per Yan Platform, sostanzialmente sono i primi fruitori della piattaforma e quelli che, cioè, se qualcosa non torna, non torna a loro, come non torna a tutti i coetanei, a tutti gli young che state cercando di coinvolgere in questo progetto. Cioè, mi viene da dire che sono quasi dei tester nel momento stesso in cui sviluppano. Dammi questa... Sì, diciamo che la cosa molto divertente è che noi, quando abbiamo fondato l'azienda, mm-hmm, prima che esistesse l'exchange avevamo Step, no, che adesso, certo, è la mia platform Step. Noi, grazie a quell'app, siamo riusciti a costruire una community di circa 60.000 persone, okay, su cui poi abbiamo rilasciato Yan Platform. Quella community lì, non solo nel 2019, quando abbiamo fatto la campagna di crowdfunding su Seeders, è diventata nostro investitore, quindi da utente è diventato investitore di Yan Platform, ovviamente parliamo di piccole cifre, ma comunque, certo, si è legato molto all'azienda. Adesso che stiamo espandendo tantissimo, diciamo, stiamo facendo campagne di hiring molto forte, quindi assumendo tantissimo, molte persone, molti dei nostri utenti sono diventati parte, okay, dell'azienda, okay, wow, tra utenti o magari ambassador che... cercando di
pubblicizzare la nostra piattaforma perché proprio ci credeva in noi, aveva la passione proprio di Young dentro, a quel punto è diventata proprio un dipendente attivo di Young. Okay. Che figata! 27 anni di età media, senza necessità di timbrare e puoi lavorare dove vuoi. Mi sembra un ottimo spot, quasi quasi vengo io a lavorare per Young Platform, forse è meglio di no, che io e l'informatica ci conosciamo da molto da lontano ed è meglio che stiamo a queste distanze. A questo punto ho fatto qualche domanda un pochino più complicata, chiamiamola così. In particolare ho chiesto a Stefan di aiutarmi con un grande dubbio, con una grande domanda che da tempo mi porto dietro. Ok Stefan, ma come si fa ad entrare, cioè davanti a colossi? Young Platform è una signora azienda, ma troviamo dei colossi bancari, colossi che muovono un sacco di soldi. Come si fa ad entrare in contatto, in rapporto, a volte forse anche un po' in conflitto con alcuni soggetti importanti, tra l'altro in un mondo come questo che è ancora particolarmente deregolamentato? Allora, diciamo che sicuramente quando abbiamo iniziato, quindi nel 2018, è stato molto complicato approcciare soggetti di questo tipo, più che altro che perché il mercato non aveva una reputazione tale da dire ok, è qui per essere un'alternativa di questo, del nostro business. Okay. Oggi la situazione è parzialmente cambiata, un po' data dal avvicinamento di questi soggetti istituzionali a strumenti sempre più cripto. Ci sono diversi asset manager internazionali che comunque hanno riposto molta fiducia in questa tipologia di asset, e quindi diciamo che la reputazione che in questo momento l'istituzionale vede dietro al mercato delle cripto è nettamente diversa rispetto a quella che vedevamo nel 2017-2018, in cui non si era ancora affermato come mercato. Dall'altra parte, una società come la nostra, però, per posizionarsi in maniera consona, fammi dire, all'interno di questo mercato, non deve rispettare una serie di vincoli che alcune volte vengono autoimposti. Perché dico autoimposti? Perché non c'è mai stato, almeno fino ad oggi 2022, un framework normativo chiaro, ad esempio a livello italiano, su come si dovesse operare all'interno di questo mercato. Per questo motivo, ad esempio, noi come Young Platform, dal giorno zero, che mettiamo la compliance come nostro fattore differenziante, abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a quelli che fossero i presidi bancari, banalmente, in termini di controllo e strettamente collegati all'antiriciclaggio, che per noi è il tema più critico. Okay. Solitamente qualsiasi exchange, quando va a dialogare con un'istituzione o con un regolatore, come punto critico identifica l'antiriciclaggio, perché è l'attività un po' più ad alto rischio, fammi dire, in questo mercato. Quindi per entrare in questo mercato sicuramente un occhio di riguardo alla compliance, che player grossi sul mercato non sempre hanno avuto. Ci sono diversi esempi, non citiamo nomi, però comunque le procedure in essere non erano sufficienti per dare abbastanza rassicurazione al regolatore. Dall'altra parte vediamo di fondamentale valore il cercare di trasmettere il più possibile i concetti alla base di, banalmente, un mercato come quello in cui stiamo entrando all'utente finale, prima di fargli mettere dei soldi, quindi iniziare ad investire. Perché alla fine è un po' un parallelismo rispetto all'economia tradizionale. Investire in cripto significa sostanzialmente saper fare una due diligence quanto di una stock su una borsa qualsiasi. Quindi ci sono dei fondamentali da analizzare, e molto spesso è questa la vera carenza di un utente che entra all'interno di questo mercato o del mercato tradizionale. Quindi questo secondo me è il miglior approccio: mischiare educazione e compliance in modo da avere una soluzione che sia il più sicura e reliable possibile, quindi di fiducia. Ora, in realtà abbiamo parlato di soggetti istituzionali, però forse sarebbe il caso molto brevemente di capire chi sono questi soggetti, dietro a questo cappello chi si nasconde. Certo, sì, secondo me possiamo dividere questi soggetti in due categorie. Okay. Da una parte i regolatori, sostanzialmente, quindi dagli stati a effettivamente i regolatori dei cosiddetti investimenti finanziari. In Italia abbiamo la Consob, ad esempio, che a tutti gli effetti devono dare una strada percorribile per un'azienda come la nostra per avere un business di questo tipo, quindi che è al 100% focused su quello che è il mercato delle cripto. Dall'altra parte, la seconda categoria sono gli utilizzatori istituzionali, quindi che vedono questi strumenti come una nuova opportunità per i loro servizi, sia in termini di investimenti proprietari che di investimenti da offrire ai propri utenti. Quindi possiamo identificare istituzioni bancarie come asset manager, piuttosto che SGR e qualsiasi altra tipologia di istituzione finanziaria. Per riassumere, sostanzialmente tutti i soggetti che gestiscono in qualche modo dei patrimoni, che siano
banche, che siano asset manager, quindi private equity. Queste bene o male sono le due categorie. Quando ho modo di parlare con degli imprenditori, la mia curiosità va su alle stelle, è più forte di me. Io amo capire come funzionano le aziende, come sono organizzate, dove si crea il valore e come sono gestite. Così Samuele, ancora una volta, non aggiungo altro, Samuele, ancora una volta. Tu sei a capo della gestione di tutti i team, perché abbiamo detto che sono diversificati così, di tutti i team che si occupano di sviluppo. Esatto. È facile? No. allora premetto, trabocchetto. No, premetto, allora è difficile in senso assoluto perché è complesso, comunque ci sono tantissime risorse. Mm-hmm. Posso dire che è facile per due motivi. Uno, perché quello che ho sempre fatto è stato cercare comunque di persone che potessero aiutarmi, di un middle management, diciamo, che riuscisse a darmi una mano nella gestione di tutte le varie risorse. Secondo motivo, molto semplicemente, è come abbiamo strutturato il team. Quindi andando a strutturare il team, come ho detto prima, con la divisione squad, eccetera, eccetera, in modo che siano squad autonome, abbiamo, diciamo, la sicurezza di come si va a lavorare. Ci aggiungerei, volendo, anche un terzo motivo, che è quello che dicevamo ancora prima, cioè il mood con cui si lavora in un'azienda come Yana. Chiaro. Essendo che le persone non hanno, come dire, queste ansie che si hanno nelle aziende, io le chiamo aziende grigie, dove sono i cunicoli in cui si può lavorare, eccetera, eccetera, soprattutto con la possibilità di lavorare a progetti e di essere proattivi, le persone hanno molta più voglia di lavorare, hanno voglia di, poi credono nel progetto, quindi hanno voglia di mettersi in gioco. Chiarissimo. E questo rende molto più semplice la gestione. Non nego che comunque ci sono delle difficoltà nel gestire comunque dei team così grandi e nel fare, diciamo, un prodotto comunque delle piattaforme così complesse, perché comunque avere un exchange, mantenere un exchange, costruire un exchange non è semplice, ecco. Certo. Non è che mi sono svegliato una mattina e ho deciso di fare l'exchange. Certo. Ovviamente. E poi, aggiungo che probabilmente, non ne abbiamo parlato, ma probabilmente la metodologia dello smart working è più che utilizzata, probabilmente anche da pre-pandemia, pre tutto quello che è successo, perché in un'azienda così, mi sembra di dire, flessibile, suppongo che sia ampiamente accettato. Yes, noi, allora, quando una nuova risorsa, allora, la prima cosa che vediamo nel colloquio è: vuoi fare smart working o vuoi essere in presenza? Wow, vuoi fare 50-50? A questo punto a tutti forniamo il computer, le cuffie, la tastiera, il monitor, il welcome kit con la felpa, la maglia, tutto quello che gli serve, in modo che abbia anche tutti i tool, diciamo, tutti i tool che abbiamo sono predisposti allo smart working. L'unica cosa che tendenzialmente chiediamo, ovviamente dipende un po' dalla, anche dalla seniority, della persona che viene a lavorare da noi, parlo principalmente del team dev, e magari fare il primo mese spesato tendenzialmente in sede. Okay. Non per motivi particolari, non che non si riesca a fare da remoto, ma comunque, come dicevi anche te, è un bel posto in cui lavorare, c'è un bel mood, e far conoscere tutte le persone che sono fisicamente qua in ufficio aiuta molto anche nell'integrazione. Finito il primo periodo, diciamo, di prova, in cui comunque conosci le persone, eccetera, eccetera, full remote, senza nessun tipo di problema. Se non lo facessimo noi, io lo può fare. Certo, esatto. Samuel, grazie mille. Grazie mille a te. E ci vediamo. È stato presto. Un piacere. Ciao. Siamo quasi alla fine di questo giro all'interno di Young e mi sembra più che opportuno tastare gli obiettivi di medio e di lungo periodo. Una domanda che io mi faccio in tanti, secondo me si fanno, è: ma Young Platform vuole rimanere italiana come è nata, oppure ci sono degli obiettivi extra italiani e poi, che ne so, anche extra europei? Assolutamente, noi nasciamo con un fortissimo focus sull'Italia e questo approccio lo utilizziamo per consolidare prima di e testare il nostro playbook, il nostro modello, consolidare che la nostra proposta di valore funziona e viene accettata. Okay. La miglioriamo e poi adesso che abbiamo raggiunto un livello di maturità dove abbiamo dei risultati, dei riscontri effettivi dal mercato, che la nostra proposta di valore è vincente, differenziante, eccetera eccetera, inizieremo invece una sfida europea. La nostra volontà è quella di diventare assolutamente, di costruire assolutamente un campione europeo. E così diamo il via all'espansione europea di Young Platform. Nel frattempo però alcuni enormi traguardi sono stati già raggiunti in patria. Ora, chi si loda si imbroda, diceva un proverbio, però allo stesso tempo è impossibile nascondere la felicità per dei traguardi così importanti. Noi siamo dentro Young Platform, qua siamo nel loro fortino in qualche modo. Là dietro abbiamo le criptovalute che fortunatamente oggi sono tutte in verde, quasi tutte in verde, quindi questa è un'ottima cosa. E in questo momento l'azienda, la vostra azienda, dichiara più di 1 milione di utenti. Ora, 1 milione di utenti significa non che 1 milione di persone conoscono Young Platform, vuol dire che 1 milione di persone si sono registrate a Young Platform. Non so, fammi tipo reaction, che effetto ti fa?
Sicuramente è molto strano, fammi dire, perché quando siamo partiti, cioè mai ci saremmo immaginati di arrivare a questo punto. A un possiamo... sessantesimo dell'Italia, diciamola esatto. Così. Cioè non possiamo proprio... che essere contenti, anche okay. Perché significa che la proposta di valore che portiamo all'utente in qualche modo ha un riscontro positivo e siamo molto contenti soprattutto che i nostri... prodotti educativi vengono utilizzati molto, abbiamo una retention molto alta su quella tipologia di prodotto, che non è scontato perché abbiamo avuto diversi benchmark di mercato con i competitor, però ecco, oltre ad essere contenti direi che è solo l'inizio, cioè se siamo arrivati a uno ovviamente in questo momento il nostro obiettivo è arrivare almeno a 10, quindi sicuramente tutti contenti nella struttura, però siamo qui per continuare a lavorare duro e migliorare decisamente quelli che sono i risultati raggiunti. Grazie, grazie Stefano. Prego. Grazie Andrea. Grazie a te e grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. E così la nostra visita alla casa di Young Platform finisce qui. Parlo proprio di casa perché è la sensazione che mi ha dato stare all'interno di questo contesto lavorativo. Merendine, frigo pieno a parte, che comunque fanno un sacco casa, ho visto persone visibilmente contente di far parte di questo progetto iniziato nel garage di Samuele e che sta portando a risultati che forse nemmeno erano immaginabili quando tutto questo è iniziato. Io da parte mia mi sono divertito tantissimo, ho trovato un bel contesto e soprattutto ho imparato un sacco di cose da dei giovani e bravissimi imprenditori. Ragazzi, vi ringrazio di cuore dell'ospitalità e ci vediamo presto. Questa è una promessa. Ciao!